Il conservatorio, la musica, il tessuto sociale e le speranze dei ragazzi. Ingredienti che fanno della fiction musica silenziosa, girata interamente a Monopoli e prodotta dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi con la regia di Ambrogio Lo Giudice, un racconto coinvolgente che sottolinea l'energia del territorio pugliese. Un titolo provvisorio che però definisce chiaramente i perni attorno a cui girano le 6 puntate che andranno in onda su Rai 1 a partire da febbraio. La musica e gli allievi di un conservatorio. Una fiction che porterà la musica classica sulla rete ammiraglia della RAI e che racconterà gli effetti del crimine su un territorio e il modo di far risuonare la musica silenziosa della speranza. Tra i protagonisti di questo lavoro, realizzato con il sostegno di Apulia Film Commission, anche Lucrezia Lante della Rovere, Ugo Pagliai e Antonio Stornaiolo. Il mio personaggio è Monello, è assai Monello in questa fiction, è una storia di un conservatorio del sud dove regna e alberga il malaffare e a capo di questo sistema di corruzione c'è il preside di questo conservatorio che sarei io. L'idea di fare il cattivo ogni volta un po' mi disturba, però poi quando lo faccio bene, perché forse io sono cattivo e non lo so. Una produzione della Casanova Multimedia che poi andrà su Rai 1, devo dire che è una casa di produzione serissima, quindi devo anche ringraziare la Apulia Film Commission che crea questi contatti con queste produzioni nazionali con il nostro territorio. Io ne ho beneficiato, segno che questa Apulia Film Commission ci azzecca, ci vuole e fa bene.